la mitica stazione di Vodigovice. Fantasticzne. Così praticamente la macchina, in questa situazione così, la macchina non va né avanti, cioè va avanti perché siamo in discesa, però non si muove, la marcia non è inserita, cioè è inserita però è in folle, ok? Se io la metto così, la marcia è normale, quindi abbiamo una macchina normale che va avanti con la prima e la seconda. Facendo invece questo abbiamo le marce lunghe inserite, quindi vuol dire che la posizione per se ci troviamo in una situazione di una salita di un fiume come quello che avete visto nei video precedenti, questa qui con le marce lunghe già copre il bisogno, ok? Poi abbiamo le marce, queste con la marcia lunghe, così sono inserite le marce lunghe. So che con queste qua posso andare già dove voglio, ok? Poi abbiamo le marce corte. Così ancora in folle. Ecco, così sono le marce inserite, quelle cortissime. Con queste qua si sale sopra di qua, sopra i muri, no? Con queste marce cortissime così, sentito che già la prima richiede già la seconda, no? Già la seconda, con queste si può entrare in ogni whatever. Potrei forse salire di qua, ma non lo faccio perché non mi sembra il momento. Se mi trovo in necessità, probabilmente le inserirei, però per adesso era giusto per il porpo, per il motivo di farlo vedere, ok? Adesso quindi tolgo queste qua, veramente non le metto mai, quindi così è in folle, no? Così sono le marce, e così è quello normale, così sono le marce normali, e we are back to normal.
Ecco, questa è una piccolissima. Poi abbiamo anche il blocco del differenziale, pulsantino che c'è qua, che ancora non l'ho mai usato, schiacciato, un pulsantino questo qua. Il blocco del differenziale. No, tic, eccolo lì. E that's it. E quello lì ancora non l'ho mai usato, non so neanche in quale occasione usarlo, però se dovessi magari trovarmi in qualche difficoltà estremissima, forse col blocco del differenziale. E cos'è che fa? Mi blocca il differenziale. E quindi mi blocca il differenziale, quindi vuol dire che le ruote credo che si girino tutte quante insieme. Credo che funzioni così. Il blocco del differenziale mi blocca la differenza e girano insieme. Penso che sia così, ma non l'ho mai usata, non so. E quindi niente, però queste qua le ridotte, marcia lunga, marcia corta, il folle, cioè che non funziona niente, ed eccetera. E quindi questo è quanto. Faccio ancora. Siccome l'auto faceva allora ho fatto mettere un po' di spray per evitare appunto i cigoli. Pensavo in realtà che me l'avesse messa sul ponte, però poi abbiamo visto che il ponte non teneva la macchina e quindi l'abbiamo fatto così, cioè praticamente me lo potevo fare da solo, però it's ok. Un lavoro di 10 minuti, facciamo anche 12, dai, 12 minuti. Una bella spruzzatina nelle balestre che erano quelle che praticamente cigolavano. E io avevo messo l'altro giorno il WD-40, però il WD-40 è un po' troppo leggero, si perde subito facilmente. Quindi abbiamo preso un altro spray che adesso mi sfugge il nome, that's it, è andata.